Lorenzo Poli. Entrambe parleranno, Olga Milasecchi introdurrà la collezione importantissima, una delle più importanti d'Italia, dei tessuti del Museo Ebraico, spiegandovi anche l'origine, e la dottoressa D'Avanzo Poli invece entrerà proprio nell'argomento dei tessuti. Docente della facoltà, docente di storia tessile e di tecniche del restauro e della moda, di tecniche del restauro e docente di moda al museo, all'Università di Udine prima, poi a Venezia, curatrice del Museo del Merletto a Burano, autrice di numerosissime pubblicazioni sul merletto, sui tessuti come l'Atlante dei tessuti del Novecento, gli arazzi della Basilica di San Marco, e curatrice, come ho detto, anche di moltissime mostre. Buon lavoro. Ecco, buongiorno. Sentite bene, sì? La collezione tessile del Museo Ebraico di Roma è una collezione per lo più sconosciuta, e per capire come mai nel Museo Ebraico ci sia appunto questa ricca collezione è necessario fare una breve introduzione sulla storia della comunità, perché questa collezione è proprio una collezione nata all'interno della comunità ebraica di Roma. Leggerò alcune righe scritte da Daniela Di Castro, che è stata la prima direttrice del Museo Rinnovato dal 2005 al 2010, quando è scomparsa prematuramente. Consapevole dell'importanza straordinaria del patrimonio appunto del Museo Ebraico, quindi della comunità ebraica, ha costruito un museo straordinario. E la comunità ebraica di Roma è l'unica nella diaspora a poter vantare una presenza ininterrotta di oltre 2000 anni. Le prime testimonianze certe sugli ebrei residenti nella nostra città risalgono al secondo secolo avanti l'era volgare. Durante l'età romana, i giudei, il cui numero aumentò in seguito alla distruzione del secondo tempio di Gerusalemme e alla diaspora, costruirono numerose sinagoghe. Ancora esistenti sono le rovine di quelle di Ostia Antica, ornate di colonne di marmi policromi. Ebbero anche cimiteri di tipo catacombale, dai quali provengono molto interessanti sarcofagi, lapidi e vetri dorati, oggi conservati soprattutto nei musei vaticani. Due fra le catacombe ebraiche sono tuttora visitabili. Nel Medioevo, in una città divenuta sede del potere temporale dei papi, la comunità ebraica si distinse per vivacità culturale, ebbe una nota accademia rabbinica, fu centro di produzione di codici ebraici miniati e diversi dei suoi membri furono medici e uomini di scienza, così da costituire un ponte fra la cultura latina dei cristiani e quella islamica. Nel 1492 molte famiglie di ebrei cacciate dalla Spagna si aggiunsero all'originario nucleo romano della città. E questa è una nota molto importante, poi vedremo, per la storia dei tessuti. Si trattò di un incontro fra due tradizioni importanti e assai diverse, che ben presto furono costrette ad amalgamarsi nella convivenza forzata alla quale tutti gli ebrei furono sottoposti quando nel 1555 fu costruito il ghetto di Roma. Ecco, vi faccio vedere una foto delle case del ghetto prima della costruzione del Muraglione del Lungotevere. Era una zona molto povera, con alluvioni del Tevere che saliva, e quindi molto umida, molto buia. All'interno del ghetto furono rinchiusi ebrei in un numero variante nei vari periodi, dalle 3.000 alle 7.000 anime. Vi erano piccoli artigiani e rivenditori, e ancora più in basso nella scala sociale i poveri, per i quali funzionavano le numerose confraternite di assistenza. Più in alto vi erano invece i banchieri, la cui attività fu interrotta forzatamente alla fine del Seicento, e un interessante nucleo di imprenditori attivi nel settore del commercio e dell'affitto degli oggetti d'arte e di arredamento, tessuti, mobili, carrozze. Dalla familiarità con questi manufatti di pregio derivò l'abitudine dei membri della comunità ebraica di Roma
a donare alle loro sinagoghe di appartenenza 5, a seconda delle origini familiari, che si chiamavano la Scuola Tempio Nuova Catalana Castigliana Siciliana, suppellettili liturgiche di argento e di tessuti preziosi, opere notevoli e rappresentative della storia delle arti decorative a Roma fra 6 e 800, rimaste in gran parte nel patrimonio artistico della comunità e confluite nel 1960 nel Museo Ebraico di Roma. Quindi in sintesi questa è un po' la storia della comunità. Vi ho detto delle 5 sinagoghe di appartenenza e questa è una foto storica interessantissima in cui si vede da una parte a destra l'edificio storico in cui erano raggruppate le 5 sinagoghe, perché per volontà del pontefice all'interno del ghetto non vi poteva essere che una sinagoga, per cui per ovviare l'esigenza di diversi riti in un unico edificio erano divise 5 sale con 5 sinagoghe diverse. E poi si vede in fondo il nuovo tempio attuale in costruzione, quindi è bellissimo perché ancora non era stata demolita il vecchio edificio. E quindi possiamo immaginare la ricchezza dei tessuti che vedremo all'interno di questo edificio antico, erano tessuti di uso liturgico e venivano donati dalle famiglie, appunto da quelle più abbienti, e cioè dai banchieri e dai commercianti che, appunto, come ho detto, commerciavano, affittavano ad esempio interi arredamenti per i cardinali quando venivano a Roma per le elezioni del Papa. E quindi potete immaginare, e venivano proprio a contatto con mobili e tessuti preziosissimi, tessuti sia di abbigliamento che di arredo appunto degli appartamenti cardinalizi, degli appartamenti nobiliari di Roma, e a volte venivano pagati magari invece che con moneta, appunto con questi scampoli di tessuti, e li riusavano, quindi c'era proprio un'arte del riciclo per realizzare i loro manufatti liturgici. Questi manufatti servivano ad adornare il rotolo della legge, il Pentateuco, che è l'oggetto più importante per la religione ebraica e che viene conservato all'interno di un armadio, che è questo. Questo è uno degli antichi armadi delle 5 scuole che sono stati recuperati dalle demolizioni. Questo viene dalla Scuola Nuova e adesso è conservato all'interno del Tempio Spagnolo, tuttora attivo nel piano inferiore della sinagoga. E in che cosa consistono questi paramenti? Sono tende che, come questa rossa, servono a coprire l'armadio all'interno del quale ci sono le tavole, il rotolo delle tavole della legge. E questa tenda si chiama paroquet, e questo è un esempio di antica paroquet, che proviene anche questa, mi sembra, da scuola castigliana, ed è un tessuto preziosissimo, un tessuto veneziano, è un ricamo veneziano del 500, che fu donato però nel 700. Quindi l'interessante è proprio questo fatto, cioè noi abbiamo dalle iscrizioni che a volte ci sono proprio nei tessuti stessi ricamate, o magari da targhe messe sul retro del tessuto, abbiamo il nome del donatore e la data della donazione, che però non corrisponde all'epoca del tessuto, perché i tessuti che circolavano erano tessuti anche più antichi di 2-3 secoli, quindi si va indietro nel tempo. E un altro importante esempio è quest'altra paroquet che copriva l'armadio della sesta scuola, che è una scuola che è andata perduta, la scuola di 4 capi, ed è stato realizzato, questo è interessantissimo, questa storia, Daniele Di Castro ci ha scritto un articolo a parte, con il tessuto la famiglia Corcos, che Corcos era evidentemente un commerciante d'alto livello, era riuscito ad avere dalla eredità della regina Cristina di Svezia. Evidentemente lui aveva curato proprio la vendita dell'inventario di Cristina e aveva
gli era capitata tra le mani appunto un grosso scampolo di tessuto di Cristina, perché se potete vedere, mi spiace la foto non è ad altissima risoluzione, però ci sono le insegne dei Vasa, cioè della famiglia di Cristina di Svezia, e secondo degli studiosi svedesi questo tessuto doveva rivestire l'interno della carrozza di Cristina a Roma, quella che era stata progettata da Gian Lorenzo Bernini. Quindi chissà se lo stesso disegno magari di questo tessuto sia stato fatto da ambiente berliniano. Con questo tessuto è stato realizzato sia la tenda, la paroquet, e in alto sono ricamate proprio le tavole della legge, i 10 comandamenti, sia adesso poi lo vedremo, una veste che rivestiva il rotolo del Pentateuco, e sia, poi vedremo la mappata, invece una fascia che avvolge lo stesso rotolo. Quindi questa cura, fra l'altro, di adornare in questo modo il rotolo del Pentateuco è stata portata a Roma dagli spagnoli, perché prima a Roma non c'era un addobbamento così ricco. Voglio dire anche che è interessante sapere che agli ebrei era proibito possedere anche quegli abbienti, oro, argento nelle case, avere vestiti ornati, dovevano quando uscivano avere vestiti molto poveri, semplici, e quindi così come la nobiltà romana sfoggiava il proprio livello sociale costruendo dei palazzi magnifici, altrettanto in quale modo potevano le famiglie ebraiche di un certo livello, che per grazia di Dio potevano permetterselo, dimostrare la benedizione di Dio sulla loro vita, sulla loro famiglia. L'unico modo era donare oggetti magnificenti alle sinagoghe, perché invece all'interno della sinagoga era ammesso uno sfoggio di lusso, di ori, di argenti, e quindi questi sono tessuti ricamati con fili d'oro, d'argento, proprio tutto il meglio che potevano avere era donato alla sinagoga ed è arrivato a noi, è stato salvato miracolosamente dalla razzia del ghetto del 16 ottobre del 43, ed è quasi un patrimonio quasi interamente ancora conservato all'interno del museo e in sotto consegna nelle varie sinagoghe di Roma. Un altro esempio è per esempio questa paroquet, in particolare questa bellissima paroquet, anche questa del 600, è un velluto sopralizzo. Ovviamente è importantissima la catalogazione che ci sta facendo la professoressa D'Avanzo Poli, perché per il riconoscimento dei tessuti ci vogliono appunto degli specialisti. E anche qui vedete le tavole della legge sormontate da una corona, proprio per dare importanza all'oggetto. Poi ecco, questo è un esempio di veste, ecco come venivano adornati le pergamena, con questa veste sormontata da una corona e poi due puntali, perché il Pentateuco è avvolto in una pergamena avvolta in due bastoni che si spiega e si legge durante tutto l'anno, ogni sabato, e quindi due puntali venivano coperti da questi puntali d'argento, realizzati fra l'altro gli argenti dagli stessi argentieri che lavoravano per il Papa, e quindi spesso le tipologie erano simili. Questi in questo caso per esempio sono molto simili alla mazza papale settecentesca del pontefice, perché comunque l'argentiere era lo stesso. Ancora un altro esempio è questo, sono nel caso precedente la veste era realizzata nel 700 da un tessuto seicentesco, e anche in questo caso probabilmente, e qui ci sono altri particolari bellissimi di vesti, c'è una collezione mostrata all'interno del museo, e questo è un esempio per esempio di veste aperta, perché la veste è formata da un tessuto rettangolare sormontato da un cappello rotondo. Se si apre la veste si vedono dei disegni magnifici. Questa è una veste donata dalla famiglia Fiano nel 700 a una sinagoga, alla sua sinagoga di appartenenza, e raffigura una sinagoga
quindi è la stessa tipologia delle, per esempio dei dipinti delle città ideali del 400, con il tempio al centro e ai lati le architetture, quindi è veramente questo un capolavoro di arte tessile, ma anche di iconografia proprio per la storia dell'arte. La sinagoga sembra ispirata appunto alle cinque scuole, con si capisce che è una sinagoga perché all'interno ci sono gli oggetti sacri, l'arca dell'alleanza, il candelabro e altri appunto oggetti della religione ebraica. Un'altra bellissima mappa che vi voglio far vedere è questa, donata dalla famiglia Ambron nel 1709, è ricamata con fili d'oro, d'argento, sete preziose, e addirittura nell'iscrizione in basso c'è scritto proprio che questa famiglia ha voluto donare questo addobbamento ricco, proprio scritto proprio nell'iscrizione, per la magnificenza della sua sinagoga. E poi ancora vi faccio vedere la mappa, che sarebbe appunto quello, è difficile capire, cioè abbiamo realizzato un video per far vedere ai visitatori del museo come viene usato questo oggetto. Comunque il Pentateuco veniva avvolto per proteggerlo da questa tovaglia che poi si alzava e i fedeli potevano vedere, leggere l'iscrizione e vedere lo